ogni libro mitologico è spiegato in modo logico che gli dei si erano dati dei mestieri organizzati. Giove, il nume prepotente, da buon re non fa mai niente. Sol se in collera si mette, lancia un poco di saette. Marte è sempre richiamato, sta Nettuno nel bagnato, fa Vulcano lo stagnino e Mercurio fa il postino. Ecco Venere tener nell'Olimpo garçonnier le lezioni sull'amore, ne sa più di un professore. Dottore, una parola, sarò breve. Egregio dottore e direttore, perché io lavoro nella sua azienda? Perché lei una bella mattina vidi questo viso intelligente e onesto e disse: questo è l'uomo che non mi devo lasciare scappare. E non mi lasciò scappare e mi assunse in qualità di fattorino. Dopo 3 mesi di brillante servizio mi sento maturo di essere un impiegato veramente modello e di avere anche una promozione, naturalmente con aumento di stipendio, assegni familiari, annessi, connessi. E poi siamo paesanuzzi, ci dobbiamo aiutare, siamo siciliani. Permette che le bacio le mani, eh? Ma cosa sta facendo? Stavo spolverando. Venga più presto in ufficio, questi lavori li faccia prima. Mi permette, direttore, una parola, sarò brevissimo. Una sola? Sì. Dica. Egregio dottore e direttore, perché io lavoro nella sua azienda? Perché mi è stato raccomandato dall'onorevole Pepitone, che oltre ad essere padrino di mia moglie, è mio compaesano e purtroppo anche suo. E per non rifiutare questa cortesia, mi sono dovuto appioppare sul groppone un deficiente o un incapace come lei, va bene? E va bene, se lo dice lei, signor direttore, lei è come un padre. Va bene, va bene, va bene, stia zitto e mi lasci in pace, vada, vada. Vado subito. Non entri se non la chiamo io, signore. Pronto? Magri, l'ho chiamata io? No. Allora perché è entrato? Beh, sono entrato perché lei soffre di stomaco. Ma che c'entra? Se non ci penso io al suo stomaco, chi ci pensa? Prenda la pillola. Senta, Magri, vuol sapere che mi fa venire i bruciori di stomaco? Me lo dica che lo sistemo subito. E lei, con le sue ossessoranti premure, è peggio di una gastrite! Mi scusi, prende la pillola. Vedrà come si sentirà. Senta, porti via questa roba, chiuda la porta e non faccia entrare nessuno. Faccia comandi. Vada, vada. Vado. Pronto? Sì, ero io, cara. E c'era uno scocciatore, non potevo parlare, sì. Adesso non c'è più nessuno, amore, posso parlare. E che ti dico? Allora dimmi, chip chip, se non lo fai sei cattivo. E va bene, come vuoi. Chip, chip, chip. Ancora? Va bene, amore. Chip, chip, chip. Beh, adesso tu, eh? Senti, cara, adesso devo lavorare. E domani avremo il tempo di fare tutti i chip che vogliamo, eh? Dove andiamo? Ma al solito motel. Va bene, ci andremo dopo, va bene, sì. Come? A Fregene, sì, il sogno del mare, va bene? Ci vediamo là. Quanto bene ti voglio, ma un mare, eh? Qualcosa più grande del mare. L'Oceano Indiano. Ah, sì, l'Oceano Indiano. Scusami, cara, ti chiamerò più tardi. Magri, ma lei cosa fa qui? Facevo la guardia. Sono qui per non far entrare nessuno. Ma la guardia lei la dovevo fare fuori, non dentro. Fuori o dentro è sempre la stessa cosa. Niente affatto, perché quando uno parla con la moglie... Ma perché era sua moglie? Scusi, con chi credeva che parlassi?
E che ne so io? Se lei me l'avesse detto prima, le dicevo di salutarla anche per me e per la mia famiglia. Cosa? Sì, la richiami. Ma chi chiama lei? Sua moglie. Ma se ne vada. Un saluto. Vada fuori! Così? Ma se ne vuole andare! Vabbè, va. Scusi. Prendo tutto e vado. Ha bisogno qualcosa? Fuori! Vuole un calmante? Ma che fanno? Che fanno? La colpa è tua che sei voluta venire al mare. Beh, e adesso cosa vuoi fare? Ma perché non ce ne andiamo al motel, dico? No, no, al motel ci andremo stasera, ho detto. Quando torniamo. E poi devi sapere che il mare mi fa un effetto. Che effetto? Lo saprai stasera. Sono papà, sono papà! Accidente, quante macchine! Se non divento impiegato oggi, non lo diventerò mai più. Ma tu dici che il dottore ti promuove? Certo che mi promuove. Ed è per questo che lo dobbiamo subestare di cortesie. E se ti promuove impiegato, te lo aumenta lo stipendio? Certo che me lo aumenta. Mi aumenta gli assegni familiari, gli annessi, connessi. Che gioia! Suona, e suona. E raccomandomi me, la poesia. La suona, dai, la suona. E dai, riparti. Sei bello. Insomma. Farò in un lampo tesorone. Sì. Al mar si vive, al mar si ama, senza la moglie. Senza scocciatori. Dottore Beggio! Chi l'avrebbe mai detto che il mondo era così piccolo? E chi l'avrebbe detto? Permette che le presento la mia famigliola, mia moglie Assuntina. Incantata. Piacere. E questo è il mio marmocchio, Mimì. Mimì, ciao. Lo sai chi è il signore? Certo, lo dici sempre tu a casa. È quella sordina coi baffi che fa il prepotente perché è il genero della padrona. È spiritoso, è scherzoso. E va bene, non ci faccia caso, è un bambino intelligente, per coci. Oh, guardate che io devo... È molto intelligente, veramente, è molto un letterato, va bene. Dante Alighieri vicino a lui diventa un analfabeto. Sì, sì, sì. Di la poesia al dottore. Eh no, non c'è bisogno, dopo io... Permetta, dottore. Ma non c'è... Mi lasci. Ma allora... Va bene. Ma allora la dico? Metti certo dilla, che la dilla. Ci riempie di letizia il cuore questo incontro col dottore. Passeremo molto bene tutta la giornata assieme. Ah, no! Qui c'è un errore. Mi dispiace, dottore, ma non c'è nessun errore. Questa è licenza poetica. Bene, assieme. Guardi, lasci stare le licenze. Ma io... Ciccio? Francesco? La sua signora! Sì. Molto onorato, signora. Io sono rimasto estasiato, rimbecellito, rincretinito. Cara, questo mio dipendente è un fattorino. Per ora, è vero, dottore? Sì, per ora, ma non è nel momento né nel luogo. Giusto. Permette, signore, che le presento la mia famigliola? Sì. Questa è la mia metà. Beh, direi tre quarti, un po' abbondante. Sembra il corsaro nero, ma non lo è. E questo è il mio marmocchio, Mimì. Molto piacere di avervi conosciuti. E noi ce ne andiamo, arrivederci. Ma che fa, se ne vanno? Dottore! Dottore! Dottore, ma dove va? Dove va? Mi vado a cercare un po' d'ombra perché il sole mi fa male. Ha ragione, io lo dico sempre alla mia signora. Il sole fa male. Al mare bisogna andare a cercarsi un po' d'ombra. Bravo. E allora vogliamo andare, dottore? Dove? A cercare l'ombra? No! Ma come l'ha detto lei? Guardi che l'ombra me la cerco da solo, anzi con mia moglie. Loro permettono? Certo che glielo permetto, lei è il mio direttore, ci mancherebbe altro. Allora, Assuntina, vieni, accompagniamo il dottore e la signora che vanno a cercarsi un po' d'ombra da solo. Sentite, forse non mi sono spiegato bene. Voglio rimanere solo con mia moglie, va bene? Ma come, non le fa piacere passare una bella giornata con la mia tre quarti e il mio Mimì? E non mi fa piacere! A lei, a me, ma alle nostre signore sì. Sa, loro parlano sempre di sarte, di cameriere, di cucina. Mia moglie non sa cucinare. Tanto meglio, la mia signora insegna tutto. Fa certe polpette. Non mangio polpette. E lei la deve mangiare la polpetta. Magri! Se vuol farmi una cosa grata... Le faccio fare subito una bella polpetta. No! Se ne deve andare subito, lei e la sua polpetta, va bene? Me lo poteva dire anche prima. Ah. Aspetti, scusatemi un momento.
Ma dove va? Devi dire la poesia. Ci riempie di letizia il cuore per l'incontro col... Mimì! Ma stai calmo. Scusami, cara. E allora siamo d'accordo. Dottore, dottore, tutto fatto. Fatto cosa? Ho trovato l'ombra per lei e per la sua signora. E vada con il bagnino, vada, vada. Grazie per le sue cortesie. Vada. Ci vediamo domani, eh? Prego. Domani. Dovere, vada. Domani. Va bene qui, dottore. Ma che individuo impossibile. A un certo punto ho avuto paura che tu non ti liberassi più. Io? Si vede che non mi conosci, cara. Io con i miei dipendenti sono corretto ma energico. Ah, stai tranquilla che a quello qui non lo vedrai più. Speriamo. Permette, dottore? Accenda. Accenda. Ma Rico. Allora l'accendo io. Desidera altro, dottore? Senta, Magri. Io esigo, pretendo che lei vada a trovare immediatamente sua moglie e suo figlio. Mia moglie e mio figlio? Eccoli qua. Dottore. Ma guarda la combinazione. Siamo pure vicini d'ombra. Ma lo sa, signora, che è tanto carino il suo costume. Trova? Sì, sì, anche a me piacerebbe farne uno tale e quale, sa. Ma mio marito è così geloso. Ah, questi siciliani così gelosi, così impetuosi e così passionali. Ma stai fermo, tu! Mimì, smammè. Dottore, le dispiace reggermi il bicchiere? Me lo regga, me lo regga. Beva un po' di questa roba, sentirà che sciccheria. Ma io non posso bere questa roba, ma io soffro di stomaco. Ma che stomaco, ma che stomaco, la beva, è roba originale, casalinga, fatta col sudore di mia moglie. Non le va bene. Signora, a lei piace il mare? Sì, molto. Sì, anche a me piace tanto, ma purtroppo non ci possiamo venire spesso perché mio marito soffre tanto di reumatismi, sa? Il suo marito non soffre di reumatismi? Beh, forse sì. Franco! Che c'è? Il dottore soffre di reumatismi. Ma tu che mi dici? Sì. Uè, uè, chi l'ha detto? Sua moglie. Mio... Sì, va bene, ma non è una cosa grave. Non si vergogni, dottore, non si vergogni. C'è un proverbio che dice: uomo reumatico è mezzo salvatico. È vero. E io ho un sistema che in 2 ore la guarisco. Non c'è bisogno, Magri. Cioè, ci dobbiamo aiutare, siamo paesanuzzi. Siamo, non siamo conterronei. Mimì, andiamo. Andiamo. Al lavoro. Ma dove va? Signora, suo marito, dove va? Ti aspetti, è per il suo bene. Ecco fatto, dottore. Fra poco lei mi dirà come si sente. Mi fate la cortesia di farmi uscire? Ma come? Non ha iniziato ancora la cura e già vuole uscire. Deve aver pazienza, dottore. Ora noi andremo a fare il bagno, poi ci asciugheremo, verremo qui, la tireremo fuori e lei si sentirà come il ferro. Signore, il mare ci aspetta. Vogliamo andare? Assuntina, dai un'occhiata al dottore. Eh? Fatemi uscire! Venga, signora. Voglio uscire! Bono, bono! È morta! Vattene più là, non fare schiomazza! Signora, lei rimane lì! Ma io non so nuotare! Non sa nuotare! Ci sono io! Venga, le insegno tutto io! Ma no, ho paura! Ma non abbia paura! Ma lo sa come mi chiamavano in Sicilia? Il pesce cane de Taormina! Guardi! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Papà, ma quale pesce cane di Taormina? Ti chiamavano il baccalà di Fontana di Trevi. Sto figlio mio, figlio di una madre vedova, vattene via. È scherzoso. Venga, signora. Ma io non so neanche da che parte incominciare. Sono un vecchio lupo di mare. Cosa devo fare? Si distenda. Dica 33. Ma cosa c'entra 33? Stavo scherzando. È emozionante. La sento l'emozione. Batte piede, batte. Papà, che faccia fa? Che faccia faccia? Vattene via. Vattene via. No, io voglio fare ancora il bagno qui. Ma te ne vuoi andare che la signora si emoziona e non impara mai? Ogni tanto parlo in dialetto.
Senta, signora, ora muove i piedini. Sì. Ah, che brava. E ora muove le manine. Che brava. Ma lo sa che lei è una pescia. Quanto mi piacerebbe fare il morto a galla. Ecco, e glielo faccio fare subito. Veda, il morto a galla si fa al contrario. Ecco, adagio, adagio, adagio. Buono, buono, dottore, non si arrabbi, è per il suo bene. Ma quale bene? Io qui sto morendo. Ma non lo dica neanche per il scherzo, al massimo diventerà abbronzato. E abbronzato sarà ancora più bello. Senta, signora, sì. Lei ci tiene che suo marito diventi impiegato? Ma è naturale. E allora possiamo metterci d'accordo? Sì. Si avvicini. Dica. Io ho bisogno di lei. Ma dottore, cosa dice mai? Io sono una moglie fedele, non tradirei mai mio marito. Questo è un ricatto. Ma che cosa ha capito? Ho capito benissimo, sa, non sono mica nata ieri. Ma forse non mi sono spiegato bene. Altro che, se si è spiegato, si è spiegato bene. Ha visto com'è facile? Non sono mica brava a fare il morto a galla, eh? Beh, più che un morto era un ammalato grave. Ma bisogna continuare, chi si ferma è perduto. Prego. La posizione. Come va? Questa è la posizione adatta. Continuiamo, signora, così impariamo. Signor McCree, ma che succede? Signor McCree, ma come è andata a finire? Ma cosa succede? Stavo facendo la pesca subacquea. Ma tu ci marci, papà, ma quale pesca subacquea? Sa che le dico che sono disposta a cedere, ma io non lo faccio per la promozione di mio marito. Beh, lo faccio per amore. Ma che fa? Draculetto! Basta! Fatemi uscire! Fatemi uscire! Dottore, perché grida? Voglio che mi liberiate immediatamente. Certo che la liberiamo, è l'ora del pranzo. Lo sa cosa ha preparato la mia signora per pranzetto? Non mi interessa, io vado a mangiare al ristorante. Ho cucinato con le mie mani, sa, guardi che un bel pranzetto. Ho detto che mangio al ristorante. Ha fatto delle polpette che sono una magnificenza. Mangio al ristorante! Assondina! Che c'è? Non insistere! Il mio principale ha già deciso. Sì, sì. Mangerà con la sua gentile consorte al ristorante. È un'insalatina mista. Per la signora va bene così. E per lei, dottore? Beh, io col mio stomaco non vorrei mangiare. Gli porti un brodino. Va bene una pastina in brodo? Se mai un consomè. Un'aletta di pollo bollita. Bene. Ma quale consomè? Quale aletta di pollo? Qua c'è un pranzetto con i fiocchi, preparato con le mani della mia signora. Ma Grilla, l'avevo pregata che volevo mangiare al ristorante. Ebbene, non stiamo mangiando al ristorante, solo che noi mangiamo roba di casa, nostrana. Fai vedere cosa c'è, Assuntina, fai vedere. Sarde alla beccafico. Sardi alla beccafico. Melanzane alla parmigiana. Melanzane alla parmigiana. E la sorpresa? Pasta con sarde. Assaggio. Ma cosa fa? Stia fermo! Perché? E poi vuole col mio stomaco mi metto a mangiare questa roba. Lei si lamenta sempre con questo stomaco. Quando la roba è genuina non fa mai male. Signora, domani mi farà sapere come sta il dottore. Io le telefonerò. No! Lei non telefona. Come non telefona? Perché ha ragione la signora, quando la cucina è buona non fa mai male. Ma no. Io mangio tutto, digerisco tutto. Ma chi l'ha detto che soffro di stomaco? Chi l'ha detto? Ma forza, mangia, mangia. Io per ricompensa gliela do pure con dita. Ma calmi, tu e il coccodrillo, tutto quello con che c'è. Con cinque dita. La mangi, la mangi. Tante bue, tesoro. Mi sta passando. Ma non mi passa la rabbia a pensare quel rompiscatole che mi ha rovinato una giornata. Stai calmo, la giornata non è mica finita qui, eh? Sembra che dormano. Andiamo in cabina. Ma sei matto? Ma c'è gente! Matto di te! Andiamo. Fai piano, eh? Dottore! Oh! Dove va? Le serve qualcosa? No, grazie, vado in cabina a prendere le sigarette. Se per questo le do le mie, no, esportazione. Ma io fumo Muratti con filtro. Anche queste hanno il filtro. Muratti, ma che? Muratti! Assondeno, il dottore fuma Muratti. Mm.
cosa fai? Cara, non mi disturbare quando lavoro. Dottore, le ha trovate le sigarette? No! Lo vedi che è pericoloso? Se n'è andato. Amore. Dottore, le murate! Non voglio fumare, sto male, va bene? Le chiedo scusa. Caro, forse è meglio che andiamo, sai? Zitta, vedrai che questa volta non torna più. Sei sicuro? Certo. Mi ami? Sì. Quanto mi ami? Dottore, le ho portato pure il digestivo. Perché? Dottor Uzzobello? Senta, Magri, lei la deve smettere di preoccuparsi della mia salute, delle mie sigarette, del mio stomaco, del digestivo, ha capito? Ma io lo faccio per il suo bene. No, lei lo fa perché vuole essere promosso. Beh, in un certo senso. Ma sa cosa le dico? Che mi dice? Sa cosa le dico? Che mi dice? Ti prego. Sa cosa le dico? Ma me lo dice, sì o no? Che noi andiamo sul pattino. Ah, bello! Andiamocene sul pattino. No, no, sul pattino andiamo noi. Appunto, andiamocene sul pattino. Magri, sul pattino andiamo noi due. Perché le signore le lasciamo qui? Noi due, io e mia moglie. Ah, non noi, voi. Va bene, ma non le farà male? Che se senta male? Che se senta male? Francesco Magri! Stando così le cose, sa cosa le dico? Che mi dice? Che mi promuove? No, che è licenziato! Ma perché ti ho fatto? Ma perché ti ho fatto? Oh, il mio anello! Che? L'anello! Sarà in cabina! Signora, dov'era l'anello? È qui al dito! E come mai che il dito c'è e l'anello non c'è più? Venga con me, lo salviamo, lo troviamo. Accidenti. Tutti. Venga, signora. Cosa è successo? Ho perduto l'anello. E dove l'avete perduto? Se lo sapessi non sarei qui a cercarlo. Mimì, al lavoro. Ma come cerchi un anello in mezzo alla sabbia? Ho un'idea. Io vado a fare una cosa. Dove vai? Era un anello di grande valore. Cosa credi che porti anelli falsi? Oh, scusi, signora, non volevo insinuarla. È permesso, è permesso. Trovato niente? Ma che niente? In cabina nemmeno. No. Cerchiamo di riordinare le idee. Dunque, Magri stava qui. Signora, dov'è suo marito? Che ne so, io sarò andata a cercare l'anello. Attenzione, attenzione. La moglie dell'industriale Francesco Patanè ha smarrito sulla spiaggia. Zitto, zitto! Lo faccio tacere! Ripeto. Generosa mancia a chi riconsegnerà un anello smarrito dalla moglie dell'industriale Francesco Patanè, cabina 28. Ci manca solo l'Eurovisione! Dottore, dottore, ho avuto una bella pensata, eh! Magri, lei non è un uomo! Come non sono un uomo, mi mangio! Lei è un cadavere perché io l'ho ammazzo! Andiamo, presto! Che c'è? Vieni. Dottore, dove va? Ma perché scappa? Accidenti, ci mancava anche lui. Oh, ma guarda, ma c'è l'eroe. Va bene, va bene. Ma sarà impazzito improvvisamente. Per me l'anello è falso, ha paura di pagare la mancia. Carissimo Macri. Oh, onorevole Bergiozzo. Le bacio le mani. Bacio le buone. Se li lascia baciare. Sì, va bene, va bene. Francesco dov'è? Poco fa era qui, sarà andato in cabina. C'è anche sua moglie? Sì, una donna meravigliosa, affascinante, paradisiaca, una silfide, una bionda incendiaria. Bionda? Sì. Si sarà forse tinta? Non lo so se si è camomillata, non lo so. Onorevole, posso offrirle qualcosa? No, grazie, conosco i suoi sistemi. Sarà per un'altra volta. Non so, un comizio in una piazza grandissima, eh? Ah, sì? Va bene, ci penseremo, eh? Le presento mia moglie. Ah, piacere, signore. Questo è il mio marmocchio, salutami. Ah, bello picciotto, come va? Sempre bene. Beh, allora ci rivediamo. Arrivederci. Arrivederci. Sempre baciamo le mani. Arrivederci. Arrivederci, onorevole.
È un uomo affascinante. Sì. Ci siamo conosciute tanti anni fa. Meraviglioso. Sembra vero, sembra. Ma, Mimì, dobbiamo ritrovare l'anello a qualsiasi costo, va bene? Va bene. Al lavoro. Ecco il tè, signora. Sì, grazie, posa lì. Qui c'è proprio scritto la signora Patanè, moglie del famoso industriale Francesco Patanè. Ma cara, tu non hai perduto nessun anello. Non fare l'ingenuo, Ciccio. Com'è uscita fuori allora questa faccenda della moglie dell'industriale Patanè? Ma non vorrei mica insinuare adesso che sono bigamo. Dammi un biscotto. Ma non c'è bisogno di essere bigami per portare una donna alla spiaggia e farla passare per tua moglie. Io? E tu mi credi capace di fare una cosa simile? Mamma, glielo dica lei. Dove sei stato ieri tutto il giorno? Beh, dove sono stato? Con l'avvocato Mancia. Per affari? Sì. Di domenica? Sì. Diglielo te, Concettina, che lo sai. Io? E cosa ne so io? Io so soltanto quello che mi racconti tu. Insomma, qui si sta facendo un sacco di cancà per un caso di omonomia. Ma di Patanè a Roma ce n'è migliaia. Certo, certo. Ascoltami bene, Ciccio. Se io vengo a scoprire che tu hai fatto un torto alla mia figliuola, uno solo, tu ritorni ad essere quello che eri prima di sposarla. Hai capito? Beh, che cos'ero prima di sposarla? Non ero ricco, ma ero sempre, diciamo... morto di fame. E che significa? Anche Rockefeller era un fattorino. La povertà non è vergogna. Noi grandi uomini veniamo dalla gavetta. Certo, certo, siamo ben intesi, eh? Il dottore è in casa? Sì? Anche la signora? Sì, stanno in giardino, stanno facendo colazione, non posso disturbarli. Ma chi è, scusi? Non ha nessuna importanza chi sono, io devo parlare subito ma con no, il dottore. Ma no, mi dispiace, lei non può andare. Ma me lascia fare. Ma no, non dottore! Dottore! Dottore Berduzzo! Guardi che c'è qui! Indovini! Indovini! Che c'è? L'anello! L'anello! Guardatelo! Ah, l'abbiamo ritrovato! Tutta la notte l'abbiamo cercato! Io, Assuntina e Mimì! Oh, scusate l'euforia! Non avevo salutato! Lei la mamma? Sì. Complimenti! Lei ha una figlia meravigliosa! Grazie. Attraente, simpatica, bionda incendiaria! E lei è la zia, mi permette? Sono magri, magri sono! E la signora dove? Chiamiamola, diamogli la bella notizia! L'abbiamo trovato! Signora! Signora bionda! Signora! Ho detto qualcosa che non va? Permette, giovanotto? Prego. L'anello. Giovanotto! Dica tutto. La sua onestà merita un premio. Oh, grazie, grazie. Il signor direttore ha chiamato. Sì. Il berretto, Patanè. Il berretto. Cosa desidera? La pillola per il mal di stomaco. Vede, ogni volta che vedo lei mi sento male. È come se avesse l'ulcera perforante allo stomaco. Vada, 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 vada. Pronto? Ah, sei tu. Aspetta un momento. Vada via, vada via. Chiuda la porta e non faccia entrare nessuno. Vada via! Non mi faccia perdere la calma. Pronto, mon ami. Lo sa che è stato proprio molto gentile a riportarmi l'anello. Ma sa che lei è molto simpatico. Perché non usciamo insieme una di queste sere? Quando vuole. Anche questa sera. Oppure se preferisce, anche subito. Va bene, vengo lì. Cip, 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 cip. Je vais laisser ma chambre, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible de rester ici. Il y a un service terrible. Au revoir, monsieur. Au revoir, au revoir. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Oui, madame. L'avion de Southern Airways part à 3 heures. Vous vous trouvez à la gare à 2 heures et demie. Je vous en prie. Allô? Ja? Je wohl, gnädige Frau. Zwei Plätze mit Southern Airways. Dankeschön.
Yes, sir. Yes. Not at once, but at 5 o'clock with Sudan Airways. You are welcome. Working, taking down your stuff, fly city, get a hunting, in the hoppy slice of flower. Ma che stai dicendo? Boh. Parli pure nella sua lingua. Vinnimo per venere o vino. Prego? Vinnimo per venire il vino. Capivo meglio prima. Working, io te... Scusi, cerchiamo il signor Muller. No, il signor Muller non è in albergo. Ma è sicuro? Ah, sicurissimo, l'ho visto uscire poco fa. Ma noi avevamo un appuntamento a sé. Capisco. Non ci può dire dove possiamo trovarlo? Assolutamente no, innanzitutto perché non so. E poi perché quando non sono autorizzato, loro capiscono, vero? Comprendiamo. Prova con la mancia. Qui a Milano siamo, le mance non si usano. Ma tu provaci, non si sa mai. Ma perché devo fare sempre delle bruttissime figure? Provaci. Sì, pronto, portineria. Ah, sì, il signor Muller ha lasciato una nota per lei. Prego, dalle 9 in poi lo può trovare al Mocambo. Sì, sì, il signor Muller. Prego. Ero autorizzato. Grazie, signori, ma non ce n'era bisogno. Sì, fottio. Hai sentito? Lo troveremo al Mocambo. In Africa. Sì, in Giappone. Cammina. La porta! Buonasera. I signori sono soli? Meglio solo che male accompagnato. Non dobbiamo cenare, cerchiamo il signor Muller. Ah, eccolo là. Sta ballando con una donna. Ciccio, vedeste che bionda. Bella, bellissima. Bionda di lusso, eh. Il signor Muller se lo può permettere. Pensi che ce la presenterà? Per forza, se ci invita al suo tavolo è costretto a presentarsi, la usanza milanese. Mentre tu combini l'affare, io ci faccio un giro di ballo e le chiedo il numero del telefono. Ma che sei pazzo? Se il signor Muller se lo accorge, finisce a schifeo. Guarda, guarda come se la stringe. Beato lui. Stai calmo, noi siamo qui per vendere la partita di vino, 700 ettolitri. Qui si decide l'avvenire della ditta Pipitone e Magri. Giusto, qui o si vende o si muore. Ah. Pipitone, Magri, che sorpresa! Accidenti, proprio a lui dovevamo incontrare. Non facciamogli capire che è il signor Muller. Io previdente sono, quello ci frega l'affare. Ce lo so, ca. Cerchiamo di liberarcene subito. Venite qua! Come va, eh? Viva i miei carissimi nemici. Questi signori sono miei concorrenti, due temibili concorrenti, ma anche due simpaticoni. Piacere. Siete soli, accomodatevi qui con noi. Veramente, non vorremmo disturbare. Che disturbate? A tavola non si parla d'affari, si sta allegri, si fa festa, caro. Non si parla d'affari. Vedete quel signore che balla con quella bella bionda? Chi? Quello che balla in quel modo scandaloso. Via, non siamo mica in Sicilia, siamo a Milano, no? Lo conoscete? No, e tu? Mai visto. Comunque, il signor Muller, credevo lo conosceste, è nel nostro ramo. Cameriere, per piacere, due sedie per i miei amici, eh? Il signor Muller, vi dicevo, è il nostro ospite d'onore. Stiamo festeggiando un grosso affare che ho concluso con lui. 700 ettolitri di vino pugliese da taglio. Non capita tutti i giorni. Prego. I miei amici. Ah, Pipitoni e Magri. giusto voi. Mi scusate per Hoshi, ma non ho potuto aspettarvi in albergo perché avevo già comprato vino da signor Fismara. Sarà per un'altra volta. Conoscete la mia signora? Il signor Pipitone e il signor Magri. Piacere. Molto lieta. Posso fare un giro con mia moglie? Se il signore è contento. Prego, prego. Lei permette, vero, signor Muller? Senz'altro. Sa come Camorra. Sodoma e Gomorra, come Pipitoni e Magri. Ah, erano soci. Non lo sapevo. È tutta la sera che insiste. Domani vuole portarmi ai laghi. Ma per me fa come ti pare. Tanto ormai il contratto l'ha firmato. Senti, ma che cosa può succedere se scopri che non sono tua moglie? E come lo scopri?
Quello sta in Svizzera e viene a Milano due volte all'anno. Intanto noi due ci teniamo in contatto, no? Sì, caro, ma la prossima volta voglio molto di più, sai. Va bene, la prossima volta ne riparleremo, cara. Piena. Piena. Ma. Pieno. Tutto pieno. Tutto pieno. Vuoto. Ciccio, ti comunico che tutte le botte sono piene. E le tasche vuote. La realtà è questa, che da quando siamo venuti a Milano per commerciare il vino non abbiamo venduto nemmeno una botte, anzi, neanche una bottiglia. Soltanto fiaschi. Perché noi che vendiamo fiaschi? No, i fiaschi li facciamo noi, la colpa è nostra, perché è il sistema che è sbagliato. E che sistema dovremmo adottare? Ma ti vuoi mettere bene in testa che qui siamo a Milano e i milanesi hanno il bernoccolo del commercio, come Vismara? E secondo te io dovrei avere il bernoccolo come Vismara? Ecco. Tipicamente la tassicula. Mi scusi, signor Bergamasco. No, io non sono Bergamasco, ma mi adeguo. Ti adegui? Paese che vai, costumanze che trovi. Qui a Milano le donne lavorano come gli uomini e le mogli collaborano con i loro mariti e i loro mariti fanno gli affari come il signor Vismara. 600 ettolitri di vino da taglio alla faccia nostra ha venduto. Sì, però hai visto come ballava la moglie con il signor Muller alla faccia sua? Hai collaborava. E la chiami collaborazione? Ma ballare che è peccato. E poi non hai visto che c'era anche il marito? Sì, sì, ho visto che facevano il menaggio a tre, ho visto. Ah, non esagerare, in fin dei conti una stratina allegra, un ballo, una mangiata così in amicizia. Ma dove la trovi questa malizia? Pepitone e Magri al telefono. Al telefono. Pronto. Chi è? È Brambrillo, il senzale. Ci parlo io. Pronto, sono Brambrillo, come va la famiglia? Oh, streghettere! Uè, che il parla italiano, per piacere, perché mi capisci una gota. Senta, mi servirebbe una partita grossa pronta. Sì, tutto da taglio, siciliano. Benissimo. Beh, diciamo 700-800 ettolitri. Il cliente? Sono due di Bologna e vengono a chi è giovedì o venerdì. Li vado a prendere alla stazione e li porto lì da voi. D'accordo. No, guardi, aspetti. Non li porti qui. Fissi un appuntamento al Mocambo. Sì, sì, a cena. Una seratina allegra in compagnia, come si usa qui a Milano. Caro signor Brambrillo, adeguarsi bisogna. Arrivederci. Una seratina allegra. In compagnia. E con chi? E con chi? Adeguarsi bisogna. Noi due. Loro due e due belle signore. Femmine? E dove le troviamo queste femmine noi? Io previdente sono, non siamo forse sposati. Le nostre donne. Non collaboro. 700 ettolitri. Collaboro. Bravo. Impazzisti, Ciccio. Dimmi che scherzasti, tu riddu. Ma quale scherzo? Quale scherzo? Qui a Milano siamo. Paese che vai, costumanze che trovi. Adeguarsi bisogna. Qui a Milano le donne collaborano con i propri mariti. Giusto. Grazie. Prego. Ma noi femmine oneste siamo. Donne di casa. A noi cucinare, fare la calza, ricamare. Questo ci piace fare. E poi la sera, lo sapete, dobbiamo dire al Santo Rosario. Il rosario, lo direte dopo, a tempo indebito. Giusto. Grazie. Prego. Vi divertirete al Mocambo. È un locale fine, di lusso, elegante. In quei posti le svergognate ci vanno. E se lo viene a sapere lo zio canonico, ci pensate? Basta! Ascoltatemi, donne. Ascoltatelo. Qual è la prima virtù di una moglie? La purezza? No. L'economia? No. La geometria? No. La prima virtù di una moglie è l'ubbidienza al proprio marito. Giusto. Grazie. Prego. Quindi, noi vi abbiamo dato un ordine e voi dovete ubbidire. Grazie, scuse, prego. Ubbidiamo. Entriamo, Santuzza. Obbedire dobbiamo. Obbediamo. Eppure l'indirizzo è giusto. Ma... Oh! Deve essere qua. Istituto di Bellezza Mari Brianza. Inter 5. Sì, è Milan 4.
Entriamo. Ma che entriamo? Ci dissero di aspettarle fuori. Ah, aspettiamo. Ma... Vamoni. Ciccio, guarda! Guarda! Belle, bellissime! Tutte al contrario di Carmelina e Santuzza. Ciccio, tu non mi crederai, ma io per quelle farei fesserie, pazzie! Spenderei anche 3.000 lire! Pazzo, pazzo sei! Hai avuto sempre le mani bucate! Sono il mio genere! Femmine melanese di lusso sono! Qui bisogna andare in battuta! Eh? Ah, Terum! Bisogna agganciarle! Bisogna remocchiarla. Ah, ma se aspettiamo le nostre mogli? Sei un bauscia. Noi dobbiamo chiedere solamente il numero del telefono. E questa sera... le gettoniamo. Però... Hermeton, signorina de Melan, noi siamo qui col cuore in mano. Turiddu, ma perché parli straniero? Carmelina. Santuzza, ma come vi combinaste? Come voi ordinaste, Ciccio. E noi obbedimmo. Ah. Ciccio, troppo buono deve andare. E beh. questa è bella sul serio. No, qual è la del conte e del fattore? Non la conoscete? No, qua ci sono le signore. Ma cosa vuol dire? Sono sposate, no? Beh. Io scommetto che se ne raccontano loro una barzelletta, noi altri quattro qui diventiamo rossi come tanti gamberi. Non è vero, signora Carmelina? Le racconti lei una. Senta, la signora non si chiama Carmelina, è mia moglie, si chiama Sandotta. Ah. Ma che dici, Turiddu? Santuzza sono io. Oh, scusatemi, con questo tingimento di capelli ho fatto una caca confusione. Perdonate. Si sono ossigenate di fresco. Beh, allora se permette io intanto farei un giretto con la signora Santuzza. Buona idea. Posso fare? Mi abbanco la signora Carmelina. A morire. Venga, signore, si accomodi. Venga pure, venga. Tieni. Si accomodi. Prego. Ciccio, a me quello lì mi è antipaticissimo. Ah, questi bolognesi sono allegrotti. Sì, però troppa confidenza si prende. Ma a Milano siamo. E allora che se ne vada a Bologna a fare queste cose con le loro mogli? Calmati, io previdente sono. Ricordati 700 ettolitri di vino. E va bene. Guarda che mosse. Spalle nude, calze pelate, il rossetto, è come se non bastasse i capelli color camomilla. E me? Ma perché si sono combinate così? Perché noi gli ordinammo di adeguarsi. E loro obbedire. Guarda che ancora. Sono bolognesi. Ma io non mi riferisco ai bolognesi, mi riferisco alle nostre donne. Le nostre donne non sono bolognesi, sono svergognate. Ah. A faccia, c'è taglio. E un'altra cosa ci debbano spiegare. Come conoscono quel ballo? Andare a scuola di ballo. A scuola di ballo? Me lo disse Carmelina. Impararono il twist, il Madison e il surfo. E la mossa. La mossa magari quella imparata. Ah, ma quella è facoltativa. Che bravo, bravo, bravo. Una bella bella sul serio. Eccolo, Carmelina. Alzati. Adesso fate ben voi altri un ballo con le vostre mogli. Ma no, restiamo in compagnia. No, non siamo mica gelosi. Non è che per idea. Non è mica geloso. Va bene. Oh, non approfitti per pagare il conto, eh. Io? Ah, non c'è dubbio. Vada. Non si preoccupi. E balli pur tranquillo. Camarillo. Lambrusco. Beh, senti bene adesso.
Ma no, fino a questo punto, e tu togliete quelle malacce sporche. Sì, sto è il surfo. E vai a fare il surfamedico con tua moglie. No. Santuzza, non esagerare. Bada, Santuzza, cornuto non sono. Sei sempre sotto siciliano, è simbolico. Simbolico, non simbolico, lei se ne rimette. Ah, che capone. Cosa ci vuole? Noi andiamo tutti quanti al Taparenga. Ci andiamo con due macchine. E nella più grande, che è la mia, ci portiamo le signore. E chi si è visto, si è visto. Dico, ma sei matto? Vuoi che ci squagliamo con le loro mogli? Ma dico, oltretutto, quelli siculi sono... Appunto. Come appunto? Ma ti pare che due siculi, sì, dico due siciliani, portano le proprie mogli al Taparenga? E allora? E allora quelle mogli, le mogli vere, quelle sono a casa, chiuse sotto chiave, con la cinturetta a stipendio. E quella lì chi sono? Ma sono due robette prese così per l'occasione. Ma non l'hai visto che non riconoscono nemmeno loro? È vero. È un vecchio trucco che si usa qui a Milano. Mi è capitato un'altra volta. Ciccio, accelera, non le vedo più. Ah, mica scappano, andiamo tutti al Tabarè. Ma sei sicuro che dovevamo mandarle con loro Santuzza e Carmelina? Ah, nella 1008 stanno più comode. Sentiste come insistettero i bolognesi? Un riguardo ci usarono. Speriamo. Ma davvero? Non ci siete mai stati in un Tabarè? No. Ma no, non ve l'ha spiegato la mammina? No. No? E nemmeno i maritini? Ma... Allora ve lo spiego io, eh. Il Tabarè è un grande palazzo con tante stanze. Ah, ho capito, come un albergo. Ah, allora ci siete stati in albergo, eh? Sì, certo, quando facciamo il viaggio di notte. Ecco, il Tabarang è un grande albergo, tale quale. Ecco, solo che nel Tabarang fa un caldo, ma un caldo... Un tale caldo che appena ci si entra bisogna subito spogliarsi. Ecco. Scusi, ha visto due signore con due signori? O due femmine con due mascoli? Qui ce ne sono tante di signore con due signori. Grazie. Prego. Femmina peccaminosa, donna di piacere. I signori vogliono un tavolo? I signori vogliono un tavolo? Dopo. Va bene. Visitiamoci. Bed. Mi tolga le mani da dosso, per favore! Non l'ho nemmeno assaggiata! Ma lo sai che vuol dire che non l'ho nemmeno assaggiata? Ma vuol piantare il vestito! Non è una cazzata siciliana! Si tolga di mezzo! Ma mi tolga le mani da dosso! Se ne vada! Via, cara! Su!
ancora che se tolga il fiore. È finito. Peccato. Peccato. Meno male. Come sarebbe a dire meno male? Dimentichi che devono arrivare le nostre mogli con i bolognesi. E che c'entra? È lo spogliarello. Ah, già, non è spettacolo per loro. A proposito, dove saranno? C'è vista, Carmettarossi, se ci siamo riusciti, è meglio farceli subito questi due bocconcini. Carme, che stanno dicendo? Ma di bocconcini stanno parlando? Pensano sempre a mangiare questi bolognesi. Ma a me non mi pare che parlano di mangiare. Carmelina, Santuzza, ma siamo sicure che proprio questo ci dissero di fare i nostri mariti? Ma... andiamo a casa mia. Intraprendente. Ciccio. Che fosse successa qualcosa. Ah, ma tu pensi sempre alle disgrazie. Io non penso alle disgrazie, io penso ai due bolognesi che a noi... Ah, non ci pensare, donne oneste sono. E virtuosissime. Ma scusa, loro non lo sanno che sono le nostre mogli. Lo sanno, lo sanno. E sanno pure che siamo siciliane, non si azzarderebbero mai. Ci mancherebbe. Ciccio, guarda. Buonasera, signora. Buonasera. Come sta suo marito? Mio marito? Sì. Chi? Il signor Bismara. Io. Bismara, ma non è mica mio marito. Fufu. Ma come, non lo conoscete il giochetto? Lo sanno tutti qui a Milano. Oh, mio marito, sì. Albeggio. Albeggio. Fiore. Le cinque. Che facciamo? Che vuoi che facciamo? Che facciamo? Abbiamo cercato negli ospedali, nei tabarei, nei commissariati. Ma non abbiamo cercato negli alberghi. Toreddo. La sentiste quella che credevamo, la moglie di Vesmara? Eh? Qui a Milano il giochetto lo conoscono tutti. Non vorrei che a un certo punto i due bolognesi scambiassero le nostre due virtuosissime moglie per due di quelle... come si dice? Diciamo femmina di piacere mercenario. Diciamo due boccane. E diciamolo. Diciamolo, diciamolo, e diciamolo. E con ciò cosa vuoi dire? Forse Carmelina e Santuzza non conoscono i loro doveri? Eh già, siamo stati noi a dire di essere gentile, carine. Anche compiacenti, ma non sino a quel punto. Lo so. Ciccio, io ho dei brutti presentimenti. Chissà cosa staranno facendo in questo momento. Ma che vuoi che facciano? Forse si staranno abbracciando, baciando, si staranno buttando lo zucchero addosso. La dolce vita stanno facendo, Ciccio, la dolce vita. Amonina e Carmelina, questi sono buffetoni. Hai ragione, Santuzza. Che ore sono? Sono sempre le cinque. Sempre le cinque. Ehi! Che vuoi? Volete due cornetti freschi freschi? Figlio de mammazzetella! Ma va a fa del bene alla gente, va. Stai calmo, stai calmo. Già si è sparsa la voce. Dici? Dico, dico. Il Carlo del Dubbio si è inserito nel pertuso della gelosia. E allora? Toreddo Magrè, non appena arrivano le nostre mogli, le quattro giornate di Napoli diventano una festa da ballo in famiglia. Stando così le cose, Ciccio Pepetone, le cinque giornate di Milano diventano un picchinicchio domenicale. I vostri cavalieri bolognesi? Con loro tutto sistemammo. Ah. Voi comandaste e noi obbedimmo. Carmelina! Carmelina! Frase. Santuzza. Maturiddu. Santuzza! Ma... oh! Con tutta la forza ci difendemmo! Donne oneste siamo! Il numero delle camere dei signori Bozze e Fecozze. Fiocchi e Tarozzi. 147. Grazie. Ma chi devo annunciare? Pipitoni e Magrì. E faccia venire un'autoambulanza. Perché?
Ci sono due signore che si sentono poco bene. Ma veramente non mi risulta. Tra poco le risulterà. Previdente sono. Previdente. Sì? E chi sono? Chi? Fabio! Ehi, Fabio! Cosa è successo? Ci sono i mariti delle tigri. E dove sono? Giù, in portineria. Cosa facciamo? Beh... Dove siamo? Su un'autoambulanza. Tizio, previdente sei stato. Ma che è successo? Uè, vi hanno dato una bella bastonata, Siciliani siamo. Bastonati sì, ma cornute mai. Accidentaccio! Guarda, scusami amore, ti ho fatto male, un bel bacino e la bua passa. Pensa, stamattina sono riuscita a fare 30 esercizi, sei contento? Veramente ero più contento se ti fermavi a 29, ecco. Su, cucciolone mio, vedrai una bella boccata d'aria ti rimetterà a nuovo. Ma che ore sono adesso? Ma guarda, sono le 6:30, su, pigrone, andiamo a fare una bella passeggiata in campagna. Sentiamo, sì. Hanno avuto ragione a cacciarti via dal circolo del golf. Rovini tutta l'erba. Quelli non capiscono niente. Io mica devo vincere il derby. Devo soltanto fare un po' di moto, ecco. L'ho presa. Hai visto che sarà almeno un chilometro ha fatto. Andiamo a cercare la palla. Senti, ma non sarebbe ora di fare uno spuntino? Più tardi, tesoro. Dobbiamo ancora fare 5 buche. Vieni, andiamo presto. Allora le prende così, punta il braccio qui e... Evelina, ma cara, non hai ancora finito. Ma è possibile? Sono è così l'ora di andare a cena. Permetti, cara, professore, le presento mio marito. Piacere, sono molto lieto. Cosa fa? Ma professore, cattivaccio. Così non volevo farti male. Grazie per un pacchiotto, ti ho fatto male. Lo sai, tesoro, se fossi stata su strada, a quest'ora sarei arrivata a Rocca di Papa. Apposta, mi sembrava di essere in salita. Allegra, stasera abbiamo finito. Meno male. Indovina, in un giorno ho perso più di 3. Dio, che gioia. E io ho perduto più di 3 chili. E non sei contento? Uffa. Tesoro, cosa fai adesso? Non vieni a fare un pisolino? No, cara, vado a farmi uno sfilatino che ho lo stomacchino in fondo ai piedi, Pronto? Sei tu, Barbara? Scusami, sì. Sì, hai ragione, ma anche oggi non mi ha lasciato un attimo di respiro. Bel modo di piantarmi l'asso così tutto il giorno. Se credi che io sia disposta a farmi trattare così, ti sbagli. Ma ti prego, calmati. Non è colpa mia, lo sai. No, è colpa tua che non sai ribellarti a quell'arpia. Sono 2 anni che mi prometti di portarmi con te per sempre. Anch'io sono 2 anni che aspetto di convincerla a mollarmi un po' di milioni, ma prima di farle sganciare una lira a quella... Allora cosa dovrei fare, secondo te? Ancora un po' di pazienza, amore mio. Lo sai che mi ha nominato suo erede universale? Ah, così dobbiamo aspettare che muoia di vecchiaia, eh? Ma cara, per quanto credi che ne abbia alla sua età? Con tutti gli strapazzi e le cure che fa per ringiovanire, lei, non so, al massimo potrà resistere un paio d'anni. A lei sì, ma io no, morirei prima di rabbia. No, caro, levatelo pure dalla testa. O ti decidi a fare subito qualche cosa, oppure ti pianto. Hai capito? Ma non fare così, ti prego, mi vuoi far disperare? Arrangiati, non hai detto che sei l'erede universale? Perciò ti do tempo una settimana. Scegli, o me o lei. Buonanotte. Un momento, Barbara! Barbara!
domattina c'è la caccia alla volpe? Sì, vengo, cara. La volpe ci mancava, la caccia la darei a te, non alla volpe. Siete riusciti a guarirlo? No, abbiamo fatto di tutto. Stia tranquilla, signora. Il nostro sistema è istantaneo e indolore. 5.000. Grazie. Ciao, Giacomo. Vada tranquilla, signora. Vada. Chi è il secondo? Noi. Addio, Fuffino mio, ti voglio tanto bene. Vedrai se la cosa è niente, mi raccomando, che lo trapassi sia tu. Non si preoccupi, signora. Fuffino non si accorgerà di niente. Prego, 10.000. Oh. Stia calma, Fuffino, signora. Fuffino. Ci penseremo noi. Fuffino, ancora una volta, Fuffino mio, guarda. Saluta la padroncina. Non gliene frega. No. A chi tocca? A me. Carino. Boh. 15.000. Ciao, Romoletto, ci arriveremo lassù. Vada. Avanti un altro animale. Mi scusi, ma com'è che quel cane ha sofferto tanto? Capirà, era assistito dalla cassa mutua. Ah. Prego, s'accomodi. Prego. Avanti. Prego, si accomodi. Piacere. In che cosa possiamo servirla? Beh, veramente non si tratta di me, ma di mia moglie, sì. Ah, capisco. Lei non ha avuto il coraggio. Appunto, ma è una cosa un po' difficile. Non so se rientri nelle vostre possibilità. Ma si figuri, qui trattiamo soppressione di ogni genere, massima riservatezza, servizio a domicilio. Sconto Enal, sconto comitive. La signora sa che lei è venuto qui. No, ci mancherebbe altro, guai se lo sapesse. No. Ah, delegato, quale soppressione alla moglie. Allora dobbiamo agire a sua insaputa? Appunto, proprio così. Furbacchione! E vuole che l'eliminazione avvenga a caso qui in ambulatorio? È lo stesso, basta che non rimangano tracce. Deve apparire una morte naturale. A chi? A sua moglie? No, alla polizia. Ah, alla polizia? Sì. Ha detto polizia? Sì. Scusi, è un cane poliziotto? Ma che cane d'Egitto? Ah, Egitto, cane faraonico. Insomma, chi è che ha parlato di cani? Tu hai parlato di cani. Ma è lui No, non divaghiamo, eh? Oh. Ecco, questo è il soggetto da eliminare. Ma questo è un ippopotamo! No, è mia moglie! Ne abbia coraggio! Ma sbaglio? O lei è venuto qui per eliminare sua moglie? Ma è un'ora che cerco di dirvelo! Ah, mi dispiace! La nostra industria si occupa soltanto di soppressione di animali! Ma mia moglie è una belva! Beh, allora... Niente affatto! Ma io pago bene! Qualsiasi cifra, qualunque tariffa! Non avete che da parlare, ecco! Pagamento anticipato? Sì, naturalmente, un anticipo subito e il resto a tumulazione avvenuta. Ah, mi dispiace. La nostra ditta è seria. Noi lavoriamo solamente a pronta cassa. Appunto, appena è pronta la cassa, io pago. Sono il suo erede universale. Quanto? 20.000 adesso e 20 milioni alla consegna. Scusi, riunione. Prego. Bene,
Sua moglie ha finito di soffrire. D'accordo, allora avete un piano? Tu ce l'hai un piano? No, ho una chitarra, non so se basta. Va bene la chitarra? Non importa, il piano ce l'ho io. Ecco, questo è il campo di battaglia. Forse da quella parte, no? Ma dove si sarà cacciata? Eppure dovrebbe essere da queste parti. Mi sembra un deserto. Zitto. Ma non c'è nessuno. Ecco un uomo. Chi? Domandiamo a lui. Scusi, buon uomo, sì? È qui dove si fanno i golf? Sì, pullover. Il mio amico voleva domandare se è qui che si gioca a maglione. È a pullover, a golf. Beh, io veramente non sapere, non sapere. Scusi, mister, allora perché fare buca per palla? No, questo essere buca per tomba. Ah, tomba! Prima la ammazziamo e poi la sotterriamo. Zitto! Credevo che fosse nostro complice. Scusi, ma cos'è un cimitero? No, questa era zona archeologica. Itrusca. Intrusca, antropologica, primitologica, cranoltrologica. Archeologica. Sai che cos'è? No. Dove si fabbricano i vasi di terracotta. Scusi. Grazie. È là. Benissimo. È da quella parte, da quella parte. Oh, che bella giornata. Andiamo su. Stai bene attento, eh? Ricordi il piano? Certo che lo ricordo, cosa devo fare? Per ora niente, facciamo finta di giocare. La 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 la. Giocare a golf. Prendi la mano e dammi la pazza. Prendi la mazza e dammi la palla. Ecco la mazza. Dai, piazza la palla. Scusami, ancora 5 o 6 mazzate e poi imparerò, un po' di pazienza. Io ho 2 gambe sole, oh. Oh, arrivano. Prendi la pasta e dammi la pizza. Andiamo, vai. Sbrigati, ragazzo. Vedessi come tratta mio marito quando mi porta le mazze. E perché non se l'è portato allora? Ah, poverino. Stamattina era ridotto uno straccio. Ha chiesto 24 ore di permesso per rimettersi in gamba. Che bel colpo, signora! Questo è niente, vedrai alla prossima buca che colpo! Fortunati siamo! Sostituiscila con quella esplosiva. Ci penso io. Dove? Dove si è cacciato? Ecco. Fai presto. E qual è quell'esplosiva? E qual è? Aspetta, ora vediamo. Questa è... Disgraziato! Presto andiamo, via! Giù! Ecco. Giù! Che strano, dovrebbe essere qui. Cerca? Io non vedo niente. Cara, mi dai un uovo, per favore? Sì, caro. Ecco, è la Coq, proprio come piace a te. Ma che uovo? Questa è una palla da golf. Come sarà arrivata fino a qui? Ah, ce l'abbiamo fatta! Complimenti! Anche a te! Ed ora hai 20 milioni! Ma stai calmo, vedrai che andrà tutto per il meglio, no? Ma io sono calmissimo. Non mi pare. La polizia! Ma no, sciocco, il telefono! Pronto? Ah, siete voi! Sono loro! Cosa? Ah, ero certo che l'avreste fatta! Allora vi aspetto domattina per la liquidazione! Cara, ci siamo, amore mio! Liberi finalmente! Maria Carlè, suona! Suono? Sì. I signori desiderano? Scusi, abbiamo sbagliato piano. Te l'avevo detto che il piano era sbagliato. Prego. E stiano più attenti un'altra volta. Non dubiti. Ce ne andiamo. Buongiorno.
Sì, sì, ha ragione, non è colpa nostra. È stata una disgrazia. Sì, ho capito. La prossima volta finirà bene, anzi finirà male. Il piano riuscirà perfettamente. Come? Ci dobbiamo buttare al fiume? Bene, stia tranquillo, arrivederci. Lo sapeva, schifo, finito. Ma chi hai capito? Il fiume è il nostro nuovo campo di battaglia. Fiumarolo! Ma che fiumarolo, marinaio? Questo è del fiume. Buongiorno, signori. Buongiorno. Buongiorno. Servizio rapido, non badiamo a spese. Volete un'aiole? Magari, No, non abbiamo tempo. Volete lo schifo? Ah, lo schifo lo tenga per lei. Noi. Ma allora che volete? Noi vorremmo una bacca, ecco. Una che? Una bacca. Sì, che? E la bacca torno sola. La barca? Perché io che ho detto un sommeggino. Con o senza? Preferisco liscia. Liscia, ma senza timoniere. Ah, senza timoniere, senza nessuno, senza testimoni, mi spiego? Ci siamo spiegati. Ho capito, andiamo a prendere l'armi, va. Armi? E che è il nostro complice? Ma quale armi? I remi, i remi. Roberto? Sì? Metti in acqua la barca, che vengo subito. Bene, signora. Grazie, ciao ciao! Poco poco morirò, la lilla lilla lilla, la rirra rirra rirra, poco poco morirò. Non c'è un po' di stupido, se guardare anche in bagno, passa in la 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 la. Si riempie d'acqua, aiuto! Ah, Roberto, venite a prendermi! Si rovescia la barca! Ah, aiuto! Aiuto! Roberto! Zitto, che sei tu che rovini tutto. Mi sto affogando. Ci siamo. Affoga, affoga. Presto, dall'altra parte. Ecco, ecco la barca. Il cappello non c'è. Meno male. È fatta. Hai 20 milioni. Anzi,
Vieni, ma dà una mano, la presa è grossa. Oh. Voglio vedere la fascia che fa mia moglie che dice che non fiamo mai niente. Oh, mi pesa! Tira! Oh, tira! Oh, ma abbiamo preso una balena. Accidenti, e questa pesa 2 quintali. Non esageriamo, ragazzi. Sono 135 kg e 700 grammi. Tiratemi fuori, per favore. E cerca di controllarti, no? Versami da bere piuttosto. Ma se sono calmissimo. Piantala, rispondi al telefono invece. Pronto? Sì, sono io. Come dice? Ma ne siete proprio sicuri? Benissimo, complimenti. Venite, venite pure domani per il saldo. Arrivederci. Hai sentito? Questa volta è proprio andata. Sì? Ancora voi? Ho capito, avete sbagliato piano un'altra volta. Sì, purtroppo. Acci! Salute! Ancora 100 anni da salute! Sì, scusi. Ce l'ho mica. Sì, eccellenza. Siamo sfortunati, ma l'astuzia non ci manca. È andata male. La prossima volta andrà bene. È vero che andrà bene? Cercheremo. Ha sentito, è il mio collega. Come? In mezzo alla strada ci buttate? Va bene, sempre agli ordini suoi. In galera andremo a finire. Ma no, in mezzo alla strada è il nostro campo di battaglia. Attento, ecco, questo è il punto ideale. Ci saranno perlomeno 200 metri di strapiombo. Allora piazzo. Un momento, controlliamo l'ora. Dunque, la nostra paziente è partita mezz'ora fa ed è impaziente di raggiungere la madre a Rocca Maggiore. Viaggia in macchina, ad occhio e croce tra mezz'ora passerà da qui. Hai ragione, sai che ti dico? Andiamo a preparare la trappola mortale. Beh, andiamo. Presto, presto. Ecco. Mettila qui. Bravo. Ecco qua. Prendi. Aspetta. La freccia. Questa volta. Chi è? La macchina! Nascondiamoci! Beh? Ma ieri in c'era. Beh. Ma che novità è questa? Ma su questa strada non ci sono lavori in corso. Ma portate via questa roba, c'è un burrone, è pericoloso. Vieni, vieni. Prendi il burrone. Sì, scusa. E questo che sta facendo? Vieni qua! Ma perché dove va? Che c'è? Chi siete? Scendi. Cosa volete? Ma lasciatemi stare! Ma insomma! Fermi! Lasciatemi! Io sono un libero operaio! Abbiamo preso, brigadier. Depositata in macchina, poi commissariato dopo due dentro il commissario. Ricorrerò alla Camera del Commercio! Si può sapere chi ha ordinato questi lavori in corso? Ve l'ho già detto, è il mio principale. Ho capito, ho capito. Ma voglio il nome per la miseria. E va bene. Se proprio ci tiene, è il geometra Orazio Borletti. Ah, sì, ah, sì. Adesso vediamo se te riconosce, eh. Dammi il numero. Pronto? Sì, sono io. Come dice? Polizia di Rocca Maggiore? Ah, bene, si tratta di un riconoscimento. Devo riconoscere il cadavere. Sì, devo venire subito. Sì, vengo, sarò lì al più presto. Arrivederci, arrivederci. Hai sentito? Mi chiamano per identificare il cadavere. Questa volta ci siamo, amore. Vediamo il cadavere prima.
La ra 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 ri 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 ro ro. Addio Evelina, ci rivedremo fra mille anni. La la ra 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 la 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 ri 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 ri. Ma cosa è successo? Perché questa deviazione? Riconoscere che sei stato all'altezza. Modestamente, se non ci fosse io, quando si arriverebbimo sulla luna? Attenzione, prego. Il tema della lezione odierna è ballo di corte a Buckingham Palace. Immaginate la scena. I lampadari brillano. Le toilette sono sfarzose e c'è tutto uno scintillio di decorazioni. Là in fondo c'è l'orchestra del reggimento Ussari della Guardia. E lì sul trono Sua Maestà, la regina. Dunque, vediamo un po'. Lei, signorina Monique. Sì, professore. Lei sarà la regina. Tanto fra poco lo sarà davvero. Prego. Non te la prendere, Monique, se queste occhie ti snobbano. Con me fanno lo stesso perché mio padre faceva il salumiere. Mi chiamano la principessa ereditaria del Cotechino. Signorina Lu, priego al piano. Signorina Monique, sia comodi, priego. Ed ora, signorine, prima di dare inizio alle danze, l'etichetta prescrive l'omaggio alla regina. Signorina Lu, priego, l'inno nazionale. Sua Maestà, la regina. Professor Di Milo? Togliti il cappello. Ehi, ragazzi, eccola là. Ma, signorine, chi sono costoro? I signori sono esperti idraulici. Il professore Conte Dimitri Di Milov, dignitario di corte, già gran maestro dell'Ordine dei Cavalieri d'Assia. I tecnici devono controllare l'impianto del salone. Ma io veramente non so... Ordine del professor Mead, il vice direttore. Solo uno Yankee come il professor Mead poteva avere l'idea malsana di turbare questa atmosfera di classe, di eleganza, di stile della vecchia Europa. Va bene, cedo alla forza. Accomodatevi. Prego. Professore, io vado da fare. Buongiorno, come va? Daniela. Niente paura, signorine. Andiamo pure avanti. Noi continuiamo. Confido che questi onesti lavoratori, nello svolgere le loro mansioni... Daniela! ...siano tanto bravi quanto silenziosi. Allora, attenzione. Fate attenzione. Prego, signorine. In questo momento, terminato l'omaggio alla nostra graziosa maestà, la stessa regina aprirà le danze, avendo come cavaliere il sovrano ospite. Diciamo il re di Danimarca. Daniela! Meggiorno! Dice a me? Sì, sì, prego. Ho bisogno proprio di suo grande piccolo favore. Prego, si alzi, venga qua, prego! Ora avrei bisogno di lei e anche dei suoi assistenti. Ehi, ragazzi! Prego, venite. Dunque, lei sarà il re di Danimarca. Lei l'aiutante di campo e lei il principe consorte. Ma che principe? O il re di Danimarca o niente. Beh, concesso. Ah. Tutti uguali voi popolani. Vi si dà una mano e pretendete l'intero braccio. Signorina Monique, prego maestà, lei aprirà le danze con il re di Danimarca.
spiego. La prego, professore, mi dispensi. Ho una forte emicrania e col suo permesso vorrei ritirarmi. Concesso. Vada. E per diritto di successione, allora, la signorina Lou viene nominata regina d'Inghilterra. Sono io la regina d'Inghilterra, principe azzurro. Mi scusi. Ballaci tu, io vado dietro a lei. Mi scusi, professore, io continuo l'ispezione. Sono io la regina. Ah, sì? Viva la Repubblica! Ora basta! Prego, Gran Walter. Un, due, trois, danze! Daniela! Daniela! Ancora lei, ma è un'ossessione! Ma come, sono Rino! Rino Fossati, non ti ricordi di me? Ora basta, è chiaro che lei mi scambia per un'altra persona. 118 terza! Più a sinistra, ripassagli la battuta. Vabbè, così va bene, tu? Scire, è qui sono i 10, il sole mi va via, eh? Che cosa ti devo dire? Hai ragione. E come che mi deve dire? Io qui sto facendo il regista, autoregista, operatore, sceneggiatore. Adesso mi viene a dire che la parte di Homer la fa pure un principiante. Ma no, quello non è un principiante. Mettete più in lato. E chi è? Il figlio di Gary Cooper? Meglio, quello è il figlio di Don Calogero Rapisarda. E chi è sto Rapisarda? Il finanziatore del film, quello che mette i soldi solo a condizione che il figlio recitasse. Hai capito, Matranga? E poi parliamo di crisi. Questa è la situazione. E vabbè, mandamelo. No, guarda, è meglio che facciamo un salto assieme in albergo, gli parliamo assieme. Lo devo anche ricevere. Beh, penso sia meglio. Andiamo? A Rapisarda. Andiamo. Ma cosa si mette a fare l'attore uno che si chiama Rapisarda? È anche siciliano, no? Andiamo, sì, ci sono io e sono del più. Vieni, cammina. E qua dove vai? 123. Sei sicuro che è qui? E come no, il portiere mi ha detto che era al 123. Senti, lo vuoi un consiglio? E giriamo senza di lui. Vabbè, ma io non vorrei che Don Calogero si offendesse. Ma che ne sa questo Don Calogero di cinema? Nel mezzo del cammin di questa via mi sono ritrovato con una serva oscura. La chiave della stanza mi è smarrita. Giotto, libro quinto, interno 6. Ma dico io, si può sapere dove è andata a finire la chiave della camera 123? Eccola la chiave. Non mi dica che lei è... Calogero Junior, figlio del Rapisarda. Ah! Via, via, fate presto. Ma io devo vedere Monique. Ma che sei uscito pazzo? Ah, mi ero dimenticato, la signorina Monique ti manda questa. E andate via, se no la direttrice ci ripensa e sono guai. E salutatemi Napoli, la città mia. Iate. Andiamo. Proprio adesso che ero diventato amico dei cani. Addio. Mi ha fatto chiamare? Mia cara, il suo fidanzato, Sua Maestà King Saud, mi ha informata del suo arrivo. Sta a Berna, all'hotel George Senk. Ma è un uomo troppo delicato per farle visita qui a Chateau Bernois. Manderà due dignitari che l'accompagneranno a... Ma, cara, lei piange? No. Insomma, mi vuole spiegare? Io lo amo, signora. Beh, non mi sembra un motivo per piangere. Ma io non amo il re, amo Rino, l'idraulico. L'idraulico? Sì. No, noi no, levatelo dalla testa, ecco. Ma che ci vuole? Io intanto vado a Berna e cerco di parlare con Re Hakim. Voi restate qui e cercate di fermare i due emissari che verranno a prendere Monique. Semplice, no? Ah, senti, Rino, ma non ci hai messo già abbastanza nei guai, eh? Su me non ci contare, ne faccio una questione morale. Va bene. Se voi non mi aiuterete fino in fondo, niente servizio e niente soldi. Ah, beh, questo è un ricatto. Ma chiamalo come vuoi. Comunque, le foto di Monique ce l'ho io. Ah. Hai detto niente soldi? L'ho detto. D'accordo. Oh, non vorrai mica lasciare nei guai un vecchio amico come lui, no? Non sono bello? Non sembro lo sceicco bianco? Il Rodolfo Valentino II? Il siculo? A me un cavallo! A me una scimitarra! Tremate!
Tremate, piedoni del deserto! Arriva Calogero Ionio! Avanti! Avanti! Rapesarda! Rapesarda! Che facciamo? Calogero Ionio! Vabbè, Calogero del Rapesarda! Qui dobbiamo provare! Che cosa? La sceneggiatura! E chi è? Il copione. Il copione? Ah, devo fermare! Ma che deve fermare? Dobbiamo provare le battute! Ah, ci sono pure! Sì! Chi? Le battone. Ma che battone? Rapisarda, le battute queste! Silvio, non può andare. Provare? Io provo dopo. Dunque, e lo vuoi fare il cinema? Certo, avanti! Vabbè. Seguitemi! Vabbè, Rapisarda! Non si arrabbi! Se no, papà non mette più i soldi! Dunque, Rapisarda. Che? Scena prima, scena prima. Scusi, sa dirmi dove sono gli arabi? In quella stanza, vuole che l'accompagni? No. Sarà mia a qualunque costo, la sposerò oggi stesso. E se lei non volesse? La raperò. A questo punto entra Lorenz d'Arabia. E chi è? Lorenz d'Arabia, come Peter O'Toole, che spiava le tue mosse. Tu non la sposerai mai, perché lei ama me. Chi è costui? Egli! Sarà l'attore del centro sperimentale, il tuo rivale. Lei è venuto a provare? Sono venuto a provare che sei un vile. Ma come potevi sperare che sposasse uno scimmione come te? Bravo! Bravo un corno! Che? Come si permette questo Don Lorenzo d'Arabia o stupiro o stuperetollo come schifea si chiama? Non parlare arabo se vuoi che ti risponda per le rime. Ma come si permette? Risponde, vile marrano e gaglioffo. Vile marrano e gaglioffo. Ivo Garrani e Annamoffo. Sì, Amedeo Nazzari. E Amedeo Nazzari. Che è? Stocco. Prendi lo stocco. Allora me ne intendo. Perché? Chi se ne intende chiede lo stocco. Ma no, sguaina. Rapesarda, la scimitarra. Accendete la luce! A me i camellieri! A me i camellieri! A me i camerieri! Sì, ai maggiordomi! Ora prendi questa, tieni! Bene! Pezza che io pigliamo! Bravo, bel colpo! Ma che bel colpo! Mi ha rotto la clavicola! Questo sì che è cinema, mi raccomando, quando giriamo lo stesso entusiasmo, Ma che cinema è cinema? Questo è un pugno col sonoro! Cinema? Ma di che cosa state parlando? Del film, no, del film! Ma lei non è re Hakim? Hakim? Ma che dici? Il costume? Ma lui è un attore, è Rapisarda! Ma qual è Rapisarda? Io sono Calogero Iulio! Hakim, il principe Hakim, abita nell'appartamento di fronte. Chiedo scusa, sono mortificato. Le ho dato anche un pugno. Per un pugno non ci pensi più. È come se l'avesse preso lui. Ma allora lei non è un attore? No, sono un innamorato. Sì? Lei è innamorato, entra qui dentro, mi do un cazzottone e se ne va. E sono innamorato della donna più bella del mondo. E non potrò sposarla perché lei sta per sposare un... Sì, ho capito, uno scimmione come me. No, le chiedo scusa, non volevo dir questo prima. E sono convinto che Re Hakim è anche più brutto di lei, sa? Sì, ho capito bene, questo Hakim Tamerov, diciamo così, le vorrebbe togliere la fidanzata a lei, a un italiano. Sì, e non so proprio come impedirlo. Non si preoccupi, prendo la lopale e torno su. Se non riuscirò a sposarla, ne morirò. Rapesarda. Calogero Junior. Va bene, Calogero Pasquale, sempre Rapesarda. Vorremmo tanto poterla aiutare. Ma possiamo aiutarlo? E come? Scusi. Amico mio, si prepari per il battesimo di suo figlio. Via libera! Imbecille, inguaina con la spada! Inguaina! Ma siamo sicuri che non si accorgerà del trucco? Se io non sei uno spada, allora stai zitto che parlo sempre io. Che c'è? Vorremmo parlare con l'onorevole. Quale onorevole? L'onorevole sultano. Non si può. Interessanti affari di Stato. Affari di Stato interessanti. Affari di Stato interessanti. Abu Dalaga!
Modalo qua. Malacadu balagara parapomsi po. Parapomsi pomsi po. Osteria numero uno. Saluta a Kim. Eh? Akin, saluta Akin. 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 Alla galamola, alla galagola, alla galagola! Non capisco il vostro linguaggio. È cifrato. Agente 0010 del servizio segreto. Cifrato. Agente 005. 05? E perché? Sono a mezzo servizio. E vorremmo parlarle a quattro occhi. A quattro occhi. A quattro occhi. Stammi vicino, Omar. Vicino, Omar. Eh? Vicino, Omar. Facimmo, Omar. Continuo a non capire. Servizio segreto, cifrato. Prego. Ah! Il Cadillac. E allora? Sospiro sui danni. Eh? Sospiro sui danni. Sospiro sui danni. Sospiro sui danni. Vincalo, vincalo, mi spade. Vincalo, mi spade, vivo, vivo, vivo. Calma, ma insomma si può sapere che cosa volete da me? Volevo dire che si cospira i suoi danni. Ai miei danni? Sì. Chi cospira i miei danni? Il vice sindaco di Jarabu. Jarabu. Colonnello, non voglio parlare, fammi il piombo di mio biscotto. Lui. Figlio di un cane, di una baiatera. Sì. Ma sta, siamo ancora in tempo. Seguite il consiglio dell'agente 0010. Ritornate in patria e sventate il complotto. È quello che io farò. Sì, salverò il mio trono a costo di sacrificare il mio matrimonio. Bravo, bravissimo, così restate vergine. Prego, prego. Salam. Salam. Attendono, prego, che vada ad avvisare la direttrice. E la calahamala, la cabahala. All'anima della capoccia. Hai detto? E non lo so. Ma perché il giovanotto non è venuto con noi? È andato all'aeroporto per accertarsi che il re partisse davvero o ci raggiungerà fra poco. Aschefio felice! Stai tranquillo, rapisarda. Calogero Junior. Calogero Junior. 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 Calogero Junior. Sì, ho capito. Figlio di Calogero, signor. Sì. Ah. Che c'è? Certo che questo Chateau Bernois è meraviglioso. Non ti colpisce? Mi ha colpito! E adesso che facciamo? E presto, dobbiamo portarli via di qui prima che arrivi qualcuno. Oh, come pesa! Piano! Qui non facciamo altro che trasportare gente. Ma dove li mettiamo? E mettiamoli lì dentro. Ma è un frigorifero. E che ci importa? Così staranno più freschi. Caterina? Maledizione, sta venendo qualcuno. Presto, trasferiamoci qui. E presto. Presto. Carciofi non li hai. Vado io, va? Apri! Presto, apri!
accidenti, che freddo! Ma non vecchio! Ma la cameriera, dentro! Dentro! Ma non per soldi! Tu che non è niente! Non ho detto! Venga, voglielo! Io entro! E io lo seguo! Lo spiegano! Corpo delle scalderà! Il fuoco! Il fuoco! Ma che succede? Due arabi in cucina. Ma da dove venite? Dal Vietnam. No, dal Polo Nord. Ma chi siete? Siamo due sudditi di Re Hakim. Hakim, sì. Re Hakim? Sì. E vi hanno ricevuto in cucina? No, nel frigorifero. Ma che cosa desiderate? Vorremmo due cappotte. Zitto, vorremmo parlare con la termocoperta. Con la direttrice. Ah, vi accompagno subito, seguitemi. Allora. Sembravano due gelati. E adesso cosa facciamo? Ah, non lo so. Non capisco. Bella, bellozza, bellissima. Veramente continuo a non capire. È un complimento arabo. Oh, molto gentile. Ci vuole molto tempo prima che ci venga consegnata la promessa sposa del nostro signore. Vieni subito, il professor Meide è andato a chiamarla. Meglio, il nostro nobile non è abituato ad attendere. Lui è Hakim, la cimitarra di Damasco, la spada dell'Islam. Il temperino di Calicattì. Rapesard. Calogero Junior. Non capisco. Rapisaud. Calogero Junior. Ah, capisco. Aiuto. Chi è? Professor May, ma che cosa succede? Dov'è la signorina Monique? Ho cercato di portarla qui, signora direttrice, ma le altre signorine me lo hanno impedito. Si spieghi meglio, professore. È una rivolta, signora direttrice. Dicono che non permetteranno mai che la signorina Monique finisca nell'harem di un arabo dissoluto. Dissoluto? Disolorato? Ma... che significa dissoluto? Zitto, spero che ci renderete conto di questo affronto. Ci taglio la faccia. Eccole, arrivano! Signorine! Ma insomma, cosa succede? Omar! Silenzio, ho detto! Omar! Signora direttrice, basta! Noi non vogliamo che Monique sposi quel brutto arabo! Insomma! La preghiamo, signora, noi non vogliamo che Monique sposi quel brutto arabo. Impediremo con ogni mezzo che la portino in un harem. Signorine, mantenete la calma! In considerazione del movente che vi spinge, non prenderò quei severi provvedimenti che le regole di Chateaubernois imporrebbero. Ma la signorina Monique deve andare nell'harem. Su, coraggio, Monique, ti aiuteremo noi. Perché la signorina Monique finirà in un harem, non è vero? Certamente, signora. Ma c'è harem e harem. Nell'harem del nostro potente signore ci sono doppi servizi, ascensori, ci sono camere da letto, ci sono bagni, c'è bar, tutto. Povera piccola, si sentirà sola, penso. Non lo dico nemmeno per scherzo, l'harem è affollatissimo. Il nostro potente signore c'ha 625 mogli e un amante. Professor Meade, stia fermo. Signori, io ho già preso le mie decisioni. Signorina Monique, venga pure avanti. Venga. Eccomi, signora direttrice. Lei ama sempre quel ragazzo. Quale ragazzo? È un idraulico. E lei preferisce un idrovolante a un temperino, Omar. A un persiano, Omar. A un damasco, a una scimmia di carta. Rapesarda! Calogero Junior! Arabo. Mi aiuti, signora. Stia tranquilla. Signori, sapete che cosa vi dico? Che ci dice? Che prima di prendere Monique dovrete passare sul mio corpo. Io passo subito. Voi dovevate fare
fare una cosa sola, fermare quei due. Ci sono scappati. Fateci vedere. Non si può togliere la direttrice. Non si può. Insomma, non si può entrare. Ma mette giù le mani. Stia fermo. Ho aumentato la sentenza. Ma come sarebbe? Ma mi lascia andare. Ma lei non può entrare. Giusto. Scappiamo. Adesso. Guarda. È tutto a posto. Ah, ecco, questo è il ragazzo. Ah, era lui l'idrovolante. Idraulico. Permesso, può, permesso, fatemi entrare. E gliel'ho detto, signora direttrice. Signora. Permetta che mi presenti. Commendator Don Frastegano Fubarto, l'editore dell'Annuario Internazionale dell'Educazione. Ma cosa... Perdoni l'intrusione, ma vede, io ho un conto da regolare con questi tre qua. Quattro pagine avevo lasciato, quattro belle pagine. Ma dico, uè, una telefonata potevate pur farla. Ma la colpa non è mica mia, è lui che si è innamorato. Ah sì, un bel guaio mi avete combinato. È proprio adesso poi che non c'è niente da pubblicare. Le dive, vede, le dive sono tutte fedeli. C'è un solo scandalo calcistico e basta. Ma insomma, mi vuol dire che succede? Cos'è questa storia? È bravo il Fossati che si innamora. E io adesso cosa pubblico? Cosa pubblico, eh? Che Monique chi rinunzia a sposare il re petroliere più ricco del mondo per amore di un povero giornalista italiano? Bel servizio faccio, eh! Ma quale servizio giornalistico? Permettono? Sono il regista cinematografico Ciccio Tobia. E questa è la storia del mio nuovo film. Finalmente una storia d'amore onesta e pulita. Le storie che piacciono al pubblico. È un'idea magnifica. Io farò un grosso lancio pubblicitario. Io scriverò il soggetto. Io ne curerò la fotografia. E io farò il primo attore. Rapesarda! Calogero Junior! 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 Va bene, va bene! Junior! E voi cosa aspettate? Baciatemi! Sì, sì. Ma non voi, cretini! E tu piuttosto, fotografa! Sì, dov'è la macchina? Dove? La macchina! La macchina fotografica! Io non ce l'ho! No, no, non ce l'ho! Ah, che disastro! Signori, siete uno zucchero! Scusate, ma mi volete far capire cosa succede? Una storia d'amore che si conclude. È contenta? Professor May, getti via quella palla, la prego. Magari come ai tempi di Bob Kingstriker. Yuhuu!